Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Ecco, mister, un pareggio a questo punto buono, assolutamente, perché si è visto giocare un Lecco contro una delle squadre più forti del campionato, che però, a differenza delle altre volte, questa volta ha giocato la squadra più forte del campionato, perché è venuto a Lecco a fare una partita di intensità, di carattere, di qualità tecnica, e vi ha messo in difficoltà, in particolare negli ultimi minuti. Un buon Lecco nei primi minuti, nella prima mezz'ora. Si è visto però che quell'intensità bruceleste è stata un po' frenata dall'assetto tattico del Pordenone. Non so se la diagnosi. Sì, in parte, giusta, nel senso che noi siamo mancati, ma sapevamo che saremmo mancati da questo punto di vista, perché comunque avevamo diversi giocatori non al meglio della condizione, quindi soprattutto davanti, perché Muso, sappiamo tutti, non si è mai allenato, Pinzaotti ha avuto la febbre fino a ieri, Bonino ha avuto un problema all'adduttore e tutta la settimana comunque si è allenato con sacrificio, ma gestendosi, e quindi davanti in effetti siamo stati poco incisivi, diciamo, ci sono mancate le nostre sgasate. Abbiamo fatto un grande lavoro con i difensori e con il centrocampo, perché a una squadra come il Pordenone abbiamo concesso una vera grande occasione su un errore. Non, la loro organizzazione di gioco ha fruttato dei tiri da lontano e dei gran cross, però oggi siamo stati bravi. Alla fine credo che abbiano avuto un'occasione e mezza loro, un'occasione e mezza noi. Il pareggio è sicuramente un pareggio giusto, meritato da tutte e due le squadre, non lo so, è chiaro che tutte e due le squadre avevano voglia di vincerla questa partita, perché è normale, però la cosa che mi piace di più è che siamo state alla pari, quindi constatando la superiorità di una squadra come il Pordenone dal punto di vista tecnico sotto tanti aspetti, ma soprattutto dal punto di vista di come è stata costruita questa squadra, quindi il gruppo, la rosa di questa squadra, non lo dico io, la rosa di questa squadra è una squadra forte, e quindi credo che il nostro Lecco, il mio Lecco, sia stato all'altezza della situazione. Il rammarico è di non aver avuto diversi giocatori nella migliore condizione, solo questo. Poi Ilari, Galli e Dudu, insomma, noi abbiamo bisogno di tutti, questi giocatori non li avevo, quindi ci sono mancati. Però siamo contenti, nel senso, contenti a metà, perché comunque oggi la partita l'ha vinta il pubblico, perché i ragazzi della curva sono stati un po' tutti, ci hanno spinto, ci hanno sostenuto, hanno capito anche le difficoltà che avevamo e non hanno mai smesso di incitarci, e questo ci ha aiutato notevolmente. Mi auguro che mercoledì facciano la stessa cosa, e magari mi auguro che la condizione di alcuni giocatori, come spero sia, magari che cresca un po' e che possiamo regalare loro magari una soddisfazione ancora più grande. Matteo, Poracina. Sì, sicuramente, mister, è un po' la partita che ci aspettavamo, perché poi quando queste squadre diventano anche operaie nell'uno contro uno è una questione complessa. Forse rimane il rammarico perché avete avuto qualche buona punizione dal limite, bravo che portiere, chiaro. Magari quelle situazioni lì, magari il rammarico legato a quello, potevate con testa di Bonino quelle situazioni. Infatti, quello che abbiamo detto anche negli spogliatoi, Cristian ha avuto quell'opportunità lì, andava all'indietro e non è riuscito a dargli forza, perché ha detto se riuscivo a incrociarla un passo prima, che stavo andando in avanti, probabilmente prendo la porta di sicuro, ma invece andando all'indietro non sono riuscito a dargli forza, è stata l'occasione. Ma come ho detto prima, sì, non siamo stati come altre volte, ma non è un alibi, è neanche una giustificazione, è un dato di fatto. Sapevamo
che ci mancavano alcuni giocatori, non erano al top, e quindi sapevamo che potevamo essere magari meno brillanti, meno incisivi, tutte quelle cose lì. La partita, infatti, la nostra preoccupazione era quella di essere più attenti possibili e fare meno errori possibili. Fortunatamente il nostro portiere ci ha messo una pezza nell'unico errore che abbiamo fatto, altrimenti, come ho detto prima, senza errori avevamo concesso veramente poco, insomma, come loro con noi. Marcello, Milano. Hai scelto la qualità al posto della quantità, nel senso che Ardizzone, pur essendo un pochino più compassato per ovvi motivi degli altri compagni, ha messo quella palla per Buso, insomma, si sa la qualità di Ardizzone. Però Lacti è entrato molto bene. Col senno di poi avresti rifatto o mettevi Lacti prima? No, ma io sono contento sia di Ardizzone, che ha giocato per un'ora, che dell'ingresso di Lacti negli ultimi 30 minuti, dove avevamo bisogno in quel momento di gente che mordeva un po' di più. Quindi sono contento di tutte e due, la scelta migliore. Non lo so, nel senso, io sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi oggi, non posso assolutamente dire niente, anzi dobbiamo continuare a insistere e dobbiamo continuare a fare le nostre cose, andando avanti. Mercoledì c'è un'altra partita difficile, ma che assolutamente vogliamo cercare di non lasciare andare questo campionato, anzi ci crediamo ancora fortemente. Il Pordenone ha gli stessi punti nostri e è convinto di poter andare in Serie B, fanno il tifo per noi mercoledì, chiaramente. Ma va bene, per carità, noi cercheremo di fare il nostro, noi dobbiamo fare, anche noi facciamo il tifo per noi, quindi va bene così. Federico Pozzoni. Sì, mister, il cambio di Buso così presto nel secondo tempo è stato dettato proprio da quei problemi fisici, comunque alla spalla, cui faceva riferimento anche sì, prima, un po'. Che poteva comunque essere una fonte per saltare l'uomo, un gioco importante. Sì, però quando fai giocare un giocatore che non è al top e comunque in un'ora vedo poco, è inutile continuare a dire ma sì, adesso, ci sono altri giocatori, anche perché chi è entrato aveva la possibilità di fare, di sgasare, di darci quel qualcosa che forse più per la bravura degli avversari che non per dei meriti nostri ci è mancato. Però ripeto, l'abbiamo tolto, abbiamo aspettato, anche perché poi in virtù del fatto che fra tre giorni rigiochiamo ancora, abbiamo detto va, non si è fatto male fino adesso, cerchiamo di evitare che si faccia male, soprattutto per quanto. Altre domande? Mister, visto che da mercoledì c'è una partita decisiva, pensa di partire con gli effettivi che sono entrati in campo oggi? Un'altra domanda? cosa parliamo del nulla? Come faccio a dire la formazione? Dio, oggi vuole sapere la formazione, non la dico il giorno prima, figuriamoci se la dico oggi. Allora cosa? Faccio un'altra veloce, come mai la società Lecco non ha ricordato Gabbiati? No, sul sito abbiamo messo le condoglianze della società. Ah, sul sito? Sì. Ah, pensavo che lo stai. No, l'abbiamo fatto quando... Allora, secondo il mio modesto giudizio, insieme ai suoi compagni di 4-6, che è stato il migliore in campo. Però c'è da dire una cosa, che all'inizio, spero mi corregga, c'è stato un po' di titubanza su qualche uscita, forse un cattivo ricordo di te. Confermo restando che lei è stato, secondo me, uno dei migliori in campo. No, certo, c'è stata solo una palla dove hanno messo sopra la linea e comunque anche rispetto a Trento noi siamo abituati a scappare con la linea, a far giocare l'uno contro uno col difensore al posto invece di tenere la linea alta, tanto alta che il portiere poi si deve giocare invece il duello, e quindi abbiamo preferito di reparto, abbiamo preferito scappare, il portiere correre dentro la porta e cercare di poi giocarsi l'uno contro uno col difensore. Sì. Però tutto nella nostra. Interventi miracolosi, poi ovvio. Vai almeno. Ti ringrazio. Altre domande? Marcello? Era una partita molto difficile, avete tenuto bene nel secondo tempo. Tu da dietro avevi l'impressione che comunque potessimo fare il contropiede della vittoria, oppure insomma. Dovemmo soffrire? No, arrivati a questo punto la sensazione è sempre quella positiva, comunque ci conosciamo, quindi sappiamo che le ripartenze fanno parte del nostro gioco e della nostra identità.
Quindi è ovvio che da dietro ci crediamo sempre che ok, stiamo soffrendo, ma va benissimo. Però le ripartenze poi ci possono far vincere le partite. Infatti anche oggi sì, abbiamo preso qualche conclusione, però c'è stata anche la palla di Lepore a Bonino che comunque se l'avesse spinta dentro il posto di fuori, che ovviamente non è critica ma è un'oggettività, avremmo potuto vincere quella partita. Quindi questa è la nostra identità, lo sappiamo e la sensazione poi è quella lì. A Tordini cosa avresti detto? Si è buttato in aria oppure ci ha provato oppure ha provato a prendere il pallone? Secondo me ha provato a prendere il pallone, l'arbitro poteva benissimo far correre come ha fatto correre diverse situazioni in partita, invece ha fatto la scelta di ammonirlo. Ma niente di... Non ha simulato. Ma secondo me no. Matteo, buona cena. Cosa cambia se cambia, vedendo anche gli altri risultati, questo pareggio? E ad oggi cambia che la Feralpi ha vinto e la Pro Sesto ha pareggiato, quindi siamo ancora a diverse lunghezze dalla prima, ma abbiamo la fortuna e di giocarcela in casa mercoledì. Quindi siamo molto consapevoli che comunque chi viene in casa innanzitutto deve vincere, prima cosa. Seconda cosa, ne riparliamo dopo mercoledì sera. Ecco. Ci rivediamo. Ok. Altre domande? In che senso chi viene in casa deve vincere? No, nel senso che adesso la classifica è questa. La Feralpi è prima, la Pro Sesto è lì, noi siamo lì col Pordenone, quindi devono venire loro da noi e li accoglieremo alla grande. Vai. La parata più difficile di oggi? Ma quella sull'uno contro uno... Però non ho ancora rivisto l'immagine, non ho visto chi ha calciato sull'uno contro uno dove è passata la palla sul secondo palo che... Palombi. Ok, quella lì penso. Stefani, te l'aspettavi così la partita? Sì. Avevamo preparato la partita sicuramente per battagliare, perché la categoria lo chiede e soprattutto gli avversari lo chiedevano. Perché... la classifica a questo punto della stagione non mente, i valori delle squadre, se una squadra ha 51 punti significa che i valori sono importanti, per cui dovevamo portare rispetto, con umiltà, con sacrificio e abbiamo fatto un primo tempo di quel tipo. Poi nel secondo tempo molto probabilmente siamo riusciti a conquistare metri e a sviluppare più occasioni, per cui il secondo tempo giustamente sono uscite magari le nostre qualità, mentre il primo è stata una partita di Serie C che ho apprezzato molto da parte della mia squadra, perché lo spirito deve sempre essere questo. Cos'è mancato? Insomma, la stoccata, state in un paio di occasioni insomma, in particolare. Sì, no, queste sono partite che io ho detto alla squadra, se pensiamo di avere tre occasioni per tempo, sbagliamo. Queste sono partite tra due squadre di livello, e calcio insegna che vengono quasi sempre determinate da o qualche calcio piazzato o da una giocata di qualità, per cui noi oggi abbiamo cercato di sfruttare le occasioni che secondo tempo abbiamo creato portando giocatori in area avversaria. Poi c'è la paura del portiere, c'è la paura degli avversari, ma non ho nulla da rimproverare alla mia squadra, ha fatto tutto ciò che doveva contro un avversario di livello. Hai fatto dei correttivi dall'inizio, ti hanno convinto, hai fatto delle piccole varianti. Sì, ma quello è l'aspetto del modulo, lo ritengo veramente relativo. Oggi volevo vedere la convinzione dei ragazzi, ma soprattutto ripeto la voglia di battagliare, perché la differenza la fa quella. Una squadra può essere forte qualitativamente finché si vuole, ma alla base deve esserci quella, la voglia di soffrire e di aiutarsi. Io oggi queste qualità le ho viste e sicuramente possiamo migliorare qualche giocata negli ultimi metri, ma negli ultimi metri ci vuole qualità, ci vogliono combinazioni e oggi ci siamo andati vicini, però possiamo migliorare in quello. Ecco, mister, intanto complimenti per il suo esordio. Credo che questa sia la migliore squadra dal punto di vista tattico vista a Lecco in questa stagione e quindi volevo un suo commento su questa affermazione, poi le sue sensazioni, perché lei è passato in 6 mesi da giocatore
ad allenatore di una squadra poi importante come Pordenone e soprattutto esordio su un campo caldo come quello di Lecco. Ah certo, diciamo che in questa settimana ho visto molte partite del Lecco in casa, perché secondo me è evidente la differenza che c'è in casa in trasferta di questa squadra, per cui ho veramente battuto sull'aspetto del portare rispetto, di avere questa umiltà, e un'umiltà con rispetto agli avversari, perché qui ho visto squadre prendere 3-4 gol, 2-3-4 gol, 2-3-4 gol con un'intensità altissima. E ho visto la squadra battere i calci d'angolo dopo un minuto, che la palla nemmeno usciva e già il calcio d'angolo era battuto, che la rimessa laterale nemmeno la palla usciva e già era battuta. Per cui c'è tanta roba, c'è l'uovo alle spalle. È una squadra allenata da un mio ex allenatore, per cui tanto di cappello. 51 punti non si fanno per caso in questa categoria, per cui oggi sapevamo che dovevamo essere ben messi in campo. Ecco, la fuga decisiva, Prosesto e Feralpi, Feralpi anzi Prosesto a questo punto. Ma 5 punti da Feralpi dall'Eco. Sì, la classifica secondo me... Ovvio, dovremmo anche noi avere 5 punti di vantaggio sulla seconda, però è ancora lungo, 7 partite, 21 punti, mercoledì c'è una partita importante qui per voi, ma penso che sia la più importante anche per noi, perché mercoledì abbiamo l'obbligo di dare continuità alla prestazione di oggi, perché qui c'è uno scontro diretto importante, per cui se poi le squadre che sono davanti le vincono tutte, gli si stringe la mano, perché poi... È vero che tutti lottiamo per vincere, ma poi se c'è chi fa meglio, gli si fa solo i complimenti. Grazie. Non ci sono altre domande? Sì, sulla chiusura delle fasce dell'Ecco, insomma, l'Ecco non è mai riuscito ad andare via sulle fasce, penso proprio che sia stato un tema tattico, nella sua testa era ben chiaro. Da quello che avevo visto, la mia preoccupazione di oggi era... Il Lecco sviluppa bene su una fascia e poi va a chiudere bene il lato opposto. Per cui solitamente se crossano da sinistra chiudono bene con il quinto e la metà opposta e viceversa. Insomma, penso che come tutti studiamo l'avversario. Poi a volte ci si prende più o meno bene, ma quello poi dipende anche dalla storia che ha la partita in sé, perché ogni domenica... L'avversario lo si può studiare finché si vuole, ma poi ci sono delle variabili che nel calcio a volte non si possono del tutto controllare.